Oggi noi francescani ricordiamo San Giovanni da Capestrano, frate francescano vissuto nel 1400, amico di San Bernardino, e con San Bernardino ha dato vita anche a una ripresa della spiritualità francescana nel suo tempo. È stato grande predicatore e ha lasciato anche tanti scritti di spiritualità e di vita cristiana. Ricordando questo fratello che ha servito il Signore e la Chiesa, anche noi entriamo in comunione come Chiesa con il Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore, che è sempre forza di santità, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Signore, il primo dono che ci fa santi è il perdono dei peccati che ci abilita alla pienezza della vita in Cristo. Anche oggi questo dono sia su di noi, su chi ci segue da casa, su tutta la Chiesa. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Padre, che hai scelto San Giovanni da Capestrano per rincuorare il popolo cristiano nell'ora della prova, custodisci la Chiesa nella tua pace e donaci sempre il conforto della tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero, di cui vi ho già scritto brevemente. Leggendo ciò che ho scritto, potete rendervi conto della comprensione che io ho del mistero di Cristo. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità
a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo, del quale io sono divenuto ministro secondo il dono della grazia di Dio, che mi è stata concessa secondo l'efficacia della sua potenza. A me che sono l'ultimo fra tutti i santi è stata concessa questa grazia: annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sulla attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, creatore dell'universo, affinché per mezzo della Chiesa sia ora manifestata ai principati e alle potenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno che Egli ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore, nel quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia mediante la fede in Lui. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Cantate inni al Signore perché ha fatto cose eccelse. Le conosca tutta la terra. Canta ed esulta tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenete pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi.
Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere, a ubriacarsi, il padrone di quei servi arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, la punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendo, l'avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà chiesto molto di più. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. I doni del Signore, i ruoli, gli incarichi come luogo di servizio, è un tema che si ripercuote in questi giorni nella parola di Dio e che richiama tutti, coinvolge tutti, e di cui tutti saremo chiamati a rendere conto. Ma a me piace pensare a questi temi non tanto per paura che quando arriva Dio ci dà i castighi, ma pensare a questi temi come la bellezza di quello che noi costruiamo facendo bene, facendo giusto. Proprio in questi giorni, parlando con delle persone in carcere, provando a parlare di Dio, quanta fatica senti in loro affidarsi, perché hanno esperienze di gente che aveva sempre in bocca Dio, che aveva magari il rosario in mano, che però con loro non si è comportato bene, che con loro non ha usato amore, anzi ha usato violenza, ha usato ingiustizia, ha sopraffazione, e senti l'amarezza nei loro cuori e la fatica di fidarsi di nuovo. Ti dicono: sì sì, belle parole, ma l'esperienza che ho io di chi, amministratore della grazia di Dio, sacerdoti, suore, ma anche di chi, cristiani, si professavano tali e me ne hanno fatte passare di tutti i colori. Ecco, mi piace pensare che dobbiamo comportarci bene, non pensando solo che sennò Dio poi ce la fa pagare, ci fa bruciare sulle fiamme dell'inferno. Non è questo, ma che veramente, se noi non ci comportiamo bene, non agiamo correttamente nel Vangelo, come dice Paolo, se non viviamo bene il ministero della grazia che Dio ci ha dato, e tutti noi abbiamo un po' di questo ministero nei confronti delle persone che ci sono accanto, delle persone che incontriamo ogni giorno, questo succede. Impediamo ad altri di conoscere Dio, di fidarsi di Lui, e rendiamo il mondo meno bello. Perché queste cose il Signore Gesù ce le ha dette non per terrorizzarci, ma per dirci che quando uno agisce così, poi immaginate la parabola, gli altri servi abusati, approfittati, resi da questo amministratore che invece di valorizzare il loro lavoro, di aiutarli a farlo bene, ne approfitta. La rabbia, l'ingiustizia e la rabbia che l'ingiustizia provoca, il malessere. E allora chiediamo oggi al Signore, prima di tutto per noi Chiesa, ognuno personalmente, poi insieme per tutta la Chiesa, di maturare sempre più una consapevolezza di questo, dell'importanza che ha il nostro agire sugli altri, soprattutto il nostro agire da cristiani. Siamo appena lasciato la domenica missionaria. La prima missione è proprio il nostro agire, la testimonianza del nostro comportamento. Più è evangelico e più è missionario.
che il Signore anche oggi aiuti la Chiesa a essere amministratrice e tutti i cristiani in essa della grazia di Dio. Cristo, buon pastore, ci nutre con la sua parola e il suo corpo per condurci ai pascoli della vita eterna. Nel suo nome rivolgiamo al Padre la nostra preghiera dicendo insieme: santifica il tuo popolo, Signore. Santifica il tuo popolo, Signore. O Signore, che hai inviato gli apostoli in tutto il mondo per portare la Tua parola di salvezza, fa che il Vangelo di Gesù sia sempre predicato e vissuto in ogni angolo della terra. Preghiamo. Santifica il Tuo popolo, Signore. Tu che hai mandato Gesù a curare soprattutto le pecore più deboli della casa di Israele, manda anche oggi i Tuoi santi a infondere speranza ai più fragili e smarriti. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Tu che hai promesso il centuplo a coloro che, abbandonata ogni cosa, seguono il Cristo, riempi delle tue consolazioni coloro che cercano il tuo regno prima di ogni altra cosa. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Tu che hai effuso lo Spirito per santificare la Chiesa, illumina e fortifica i pastori di questa comunità perché la guidino efficacemente con la parola e l'esempio. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Tu che hai indicato la via della salvezza con la vita di San Giovanni da Capestrano, dona anche oggi al tuo popolo un'abbondante fioritura di santità. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Una preghiera per Padre Egidio, mio confratello che celebra la messa, quello un po' più grosso e più alto, per lui, per la sua famiglia, che stanno vivendo il saluto a una sorella, la sorella più grande, che ieri ha lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la fede nel risorto e questa fede li aiuti a salutare il loro congiunto nella pace. E poi preghiamo per tutti i defunti, per cui ci è chiesto una preghiera, per Giuseppina, per Pio, Lucia e Pierino, per Mariano, Sofia e Pio. Per tutti loro preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. O Dio che hai inviato il Figlio tuo Gesù Cristo, quale pastore grande delle tue pecore, aiuta gli uomini ad ascoltare la sua voce, affinché si faccia un solo ovile sotto un solo pastore. Per lo stesso Cristo, nostro Signore. Amen. Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, valore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Guarda con benevolenza, Signore, il sacrificio che ti offriamo e per intercessione di San Giovanni da Capestrano sostienici con la certezza della tua protezione per respingere le lusinghe del male. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto lodarti, ringraziarti, benedirti, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, sospinto dal soffio dello Spirito. Il Santo Pastore Giovanni da Capestrano ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo, segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e capace di testimoniare amore per tutti, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Oscar, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e San Giovanni da Capestano e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. E tutto questo lo chiediamo insieme per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E guidati dallo Spirito del nostro Signore Maestro, diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, riempi anche oggi noi della tua pace. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia in tutti voi. Scambiatevi pace. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati noi invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Nutriti dalla tua mensa eucaristica, ti preghiamo, Dio onnipotente, di difenderci da ogni forma di male e di darci la forza di fare del nostro meglio per il bene. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Il vostro agire testimoni sempre l'amore di Dio e andate nella pace. Rendiamo grazie a Dio.